Allora, siamo ancora a Fantespo di Salerno, siamo all'esterno, abbiamo rincorso questa signorina, giustamente, che avevamo visto un paio di volte e non siamo riusciti a fermare perché volevamo fare un paio di domande su questo costume così eccentrico. Perché questo casco enorme? Qual è questo personaggio? Io sono un ignorante assurdo in materia. È un personaggio di Silent Hill. Silent Hill? È un videogioco horror, c'ha anche due film sempre su dedicati al... Dedicati alla saga. Sì. E nulla, mi piace molto il personaggio, anche quello che significa, quindi... Sì, ma è pesante da portare questo casco? Un po', perché comunque ci ho messo una base di tubi di... Sì, lo posso indossare? Aspetta un attimo, magari se ci possono dare una mano, ecco, a tenere magari il microfono, visto che sono un po' infortunato, ecco. Oh, eccomi. Ah, qui c'è anche praticamente un modo per riuscire a vedere. Sì, più o meno. Sono minaccioso? Grazie. Allora, scusate, non riesco a... Ecco, esatto, perdonatemi, però sono menomato in questo momento. Allora, io vi volevo chiedere, prima di farvi qualche domanda, vi volevo chiedere di partecipare a questa piccola iniziativa che si chiama Nella sfortuna la fortuna. Cioè, voglio dire, nella sfortuna che io mi sono rotto la mano, praticamente ho deciso di creare quest'opera d'arte all'interno di Fantexpo. Scegliete il colore, ecco, senza magari farli cadere tutti. Scegliete il colore e esprimetevi come meglio vi aggrada. Un disegno, un numero, una scritta, una frase, un colore, qualsiasi cosa voi vogliate fare, prego. Questa è la vostra tavolozza, scegliete un punto ed esprimetevi. Mantengo io la tinta a sinistra. Adesso vi chiederò qualcosa di più anche sui vostri personaggi. Che, visto che io sono ignorantissimo in materia, sicuramente voi capirete, non ho riconosciuto. Però voglio capire di che personaggi si tratta. Ecco, era proprio quello che volevo. Siamo praticamente un artista. Vai, finiscila, è finito? Sì. Ah, bene. È una spada, giusto? È il personaggio con la spada. Sì, ecco, sei praticamente, hai fatto un autoritratto. Del personaggio. Ecco, voi? Va bene. Sì. Come si chiama il personaggio per il quale stai interpretando? Claire Redfield da Resident Evil. Ah, quindi siete tutti in tema Resident Evil, anche tu? Sì, lui. Silent Hill, scusate, ma faccio una confusione assurda io con i videogame. Non preoccupare. Sono quel che, come si suol dire, un boomer. Avete dimestichezza con questa parola? Sì, mamma è così. Ecco, e io, pensate che io non sono un boomer, ma sono un boomerang. Perché sono sia boomer quando vado che quando torno. Sono boomer due volte. Ecco, scegli il tuo punto, dimmi dove mi devo fermare. Va bene qui. Qui? Ok. Alla fine della fiera deve essere il braccio più colorato del mondo. Come si chiama il tuo personaggio? Il mio si chiama Barry Barton, sempre da Resident Evil. Sì, di quale capitolo stiamo parlando? Il mio è il primo, il suo è Codice Veronica. Code Veronica. Sono tantissimi capitoli della saga. Sì, tantissimi. Secondo voi qual è quello che ha avuto più successo? Il 4? Allora, il più successo sicuramente l'avrà avuto il primo. Però a parer mio di bellezza è migliore quello Codice Veronica. Tu sei d'accordo? Sì, anche se il mio preferito è Resident Evil 4. Quindi praticamente dal personaggio che interpretate deduco che preferite i videogame ai fumetti, giusto? Sì, anche io. Entrambi. C'è una piattaforma social che preferite rispetto alle altre, una che è più in voga in questo momento secondo voi? Ma personalmente quella che uso di più è Instagram. Instagram.
tutti Instagram. TikTok anche sta andando forte ultimamente, però sì, qualche volta io ad esempio provo con i cosplay, però non, cioè non mi piace vedere, ma non mi piace mettere io video, cioè li metto, ma preferisco Instagram dove pubblicare contenuti. Capito. Come vi chiamate? Anita. Alice. Alessandro. Ragazzi, grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Ciao. Ah, aspetta, e lui come si chiama? Lei si chiama Yuko. Lei? Come? Yuko. Yuko. Sì, l'avevo dedotto. Yuko. Ciao Yuko, ciao. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao.